I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Desidero oggi rendere omaggio al collega vigile coordinatore Massimo Minerva. In servizio nel Corpo Nazionale dal 1988 con la qualifica di vigile volontario, svolgendo i propri incarichi con grande professionalità presso i distaccamenti di Cognetti e Volpiano anche in qualità di operatore cinofilo. Assunto come permanente nel 2007 nel Corpo Nazionale di Fuoco, ha prestato servizio presso la sede centrale del distaccamento di Ivrea. Ha sempre partecipato attivamente al servizio di soccorso, operando in numerosi interventi, eventi calamitosi e durante il terremoto dell'Aquila del 2009. A nome di tutti i colleghi del comando e del Corpo Nazionale, che in questi giorni hanno fatto sentire la propria vicinanza da tutte le parti d'Italia, partecipo direttamente, profondamente rammaricato, al dolore che ha colpito i Vigili del Fuoco di Torino per la scomparsa di un grande soccorritore. Massimo si è sempre dimostrato una persona eccelsa di cui il corpo è fiero. Personalmente ne conoscevo le doti umane e operative in tutti i contesti in cui è stato impegnato. Massimo ha partecipato sempre con vera passione e spirito di servizio, incarnando le doti del vero Vigile del Fuoco. Massimo amava il soccorso quotidiano, quello richiesto dalla popolazione per ogni tipo di scenario, in cui la squadra passa da un incendio a una fuga gas,
da una persona da soccorrere dentro un'abitazione alla verifica di un dissesto, da un recupero di bene al salvataggio di un animale intrappolato, da un allagamento a un incidente stradale. Tutto fatto con la sua squadra, ad alcuno e non solo. Questa grande figura di soccorritore è Massimo Di Pietro, vigile del fuoco prematuramente scomparso e di cui manteniamo con tanto affetto il ricordo nell'esempio della sua dedizione. Caro Massimo, la tua stessa dedizione ha mostrato ai tuoi colleghi, hanno mostrato ai tuoi colleghi che seppur coinvolti direttamente nell'incidente e dovendo soccorrere un collega, hanno operato in maniera straordinariamente professionale. Grande spirito di corpo hanno dimostrato anche tutti i colleghi accorsi, sia in servizio che non nei primi momenti. In questi giorni tutto il personale si è adoperato con affetto e dedizione, stringendosi alla tua famiglia e ai colleghi del distaccamento di Brera. Non vorremmo mai vivere determinati eventi così tragici come soccorrere e perdere un collega. È sicuramente un'esperienza devastante, soprattutto quando il dovere e la dedizione alla comunità portano a mettere a rischio la propria vita. Alla famiglia mi rivolgo porgendo le più sentite condoglianze del comando e dell'intero corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Abbraccio simbolicamente la moglie Simona, la mamma Silvana, la sorella Simona Conradi, Alessandro, Marco, i suoceri Giuse e Gabriele, gli zii, i cugini, gli amici e i parenti tutti. Le ferite dell'anima richiederanno sicuramente tempo per immaginarsi. Ma il ricordo di una vita spezzata nell'adempimento del suo dovere rimarrà sempre nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio, come noi, di condividere momenti con Massimo. Massimo, con onore oggi ricevi il saluto e il ringraziamento di tutti. Dopo esserti distinto con numerosi attestati di elogio e stima per il servizio prestato, ti ricorderemo così. Ciao Massimo.